poesia, la prima volta che mi capita. Allora, siccome non ce l'ho, spero di ricordarmela. La poesia si chiama I tessitori ed è di un poeta tedesco famoso che è Hein, che è stato tradotto, la poesia è stata tradotta da Carducci in Italia. E i tessitori erano in una situazione drammatica in Germania. Quando uscì questa poesia fu sequestrata dalla polizia per ordine del governo e non mi ricordo se Hein fu messo anche in galera per qualche tempo, questo non me lo ricordo. La poesia, spero di ricordarmela, è così. Non ha negli sbarrati occhi una lacrima e digrignano i denti e dai telai stanno. Tessian Germania, il tuo lenzuolo funebre che tre maledizioni l'ordito fanno. Maledetto il buon Dio, noi lo pregammo nelle misere notti dei tristi inverni ed egli il buon Dio ci saziò di scherni. Maledetto il re, dei gentiluomini e dei ricchi il re che visceri non ha. E qui non me lo ricordo. E poi dice, vabbè, maledetta la patria, dove cresce solo l'ingiuria e l'abominazione, e ogni gentil fiore è pesto al suolo, e i vermi ingrassa la corruzione. Tessian Germania, il tuo lenzuolo funebre, che tre maledizioni l'ordito fanno. Come vedete somiglia un po', soprattutto alla terza, quando dice maledetta la patria, che... dove la corruzione ingrassa i vermi, e qui ingrassa i vermi e il resto. Detto questo, vorrei dire subito che quasi tutto il dibattito italiano non ha riscontro al di là delle Alpi. Negli altri paesi non si discute di questi problemi, non si discute della legge elettorale, del Senato, dei vitalizi, degli stipendi, dei parlamentari, anche perché bisogna, adesso vi do qualche cifra che riguarda i dirigenti della più florida, una delle più floride aziende del mondo, che è la Apple, fondata da Steve Jobs, che vi fa venire i brividi. Non si discute, si discute di problemi seri, e vi faccio l'esempio della legge elettorale. In Inghilterra la legge elettorale è sempre la stessa dal dopoguerra. In Germania l'ha fatta Adenauer, che era dello stesso periodo di De Gasperi. In Francia l'ha fatta De Gaulle, anni 50. Noi la cambiamo ogni 5 anni e va sempre peggio. Come mai? Ma avete sentito che qualcuno si fa in Parlamento, qualche capo del governo... Non solo questo, che non so se le sa queste cose, si fa questa domanda. Dice, come mai noi cambiamo la legge elettorale ogni 5 anni e va sempre peggio e negli altri paesi ce l'hanno da 50 anni e parlano invece dei problemi attuali, la disoccupazione, la crisi europea, i problemi con i paesi più poveri, eccetera, eccetera. E ci sarà una ragione. Perché qui non si è voluto andare al cuore del problema. E il cuore del problema era la situazione dei partiti, la riforma dei partiti, la responsabilità giuridica dei partiti, problema posto alla Costituente dal 48, quando è stata promulgata la Costituzione. Quanti anni sono passati? Se andate a leggere gli atti della Costituente, ci fu un dibattito serio sui partiti. Poi trovarono un compromesso nell'articolo 49 della Costituzione, ma si disse e si mise agli atti che la democrazia interna dei partiti, che non ci avrebbe portato a queste situazioni, era un problema fondamentale. Che i partiti avrebbero dovuto avere responsabilità giuridica per essere perseguiti dalla legge,
I nostri partiti sono associazioni private, come le bocciofile. E vi faccio riflettere su un'altra cosa di cui non si parla mai. Come mai i partiti hanno ceduto sul finanziamento pubblico, che adesso è stato eliminato, adesso nel 2017 dovrebbe finire, e non hanno mai voluto fare la loro riforma, cioè la trasparenza, la democrazia interna, che vuol dire la selezione delle candidature, vuol dire i progetti e i programmi, vuol dire le responsabilità di chi dirige, vuol dire tutte queste cose, non l'hanno mai voluto fare. Io, il primo che ha presentato una proposta di legge sull'argomento è stato Don Luigi Sturzo, poi credo di essere stato io il secondo, mai discusso, mai neanche messa all'ordine del giorno, e poi ne sono state presentate gli altri. E allora noi, siccome non vogliamo affrontare il problema dalla testa, che è quello del ruolo, della democrazia dei partiti, della loro trasparenza, dei loro comportamenti e della loro responsabilità di fronte alla legge, cambiamo la legge elettorale ogni 5 anni e poi ci accorgiamo che va sempre peggio e poi la ricambiamo. Mentre negli altri paesi europei siamo tutti in Europa, siamo tutti nell'Unione Europea, tutto questo non succede. Gli stipendi. Leggo questo libro che vi consiglio di leggere, la signora che l'ha scritto, Mariana Mazzucato, insegna in una università inglese del Sussex e insegna economia delle nuove tecnologie. Questo libro è assolutamente un libro nuovo che dà delle informazioni che nessuno ha mai dato, che vi riassumo in poche parole. La signora rivaluta il ruolo dello Stato, è stato recensito da tutti i più grandi quotidiani del mondo questo libro. La signora rivaluta il ruolo dello Stato e spiega, dimostrandolo, che non ci sarebbe stata Internet, non ci sarebbe stata la Apple fondata da Steve Jobs, non ci sarebbero state le biotecnologie, non ci sarebbero state le nanotecnologie e non ci sarebbero state le energie alternative, per le quali oggi la Cina è la punta di diamante perché sta investendo 1.400 miliardi di dollari, senza gli interventi nella ricerca e non solo nella ricerca, anche nella collocazione sul mercato dello Stato e soprattutto del governo americano. Gli americani non lo sanno questo, perché gli hanno messo in testa che lo Stato non si deve intromettere nell'economia, devono soltanto farlo le aziende e i capitalisti privati. Invece la Mazzucato spiega che tutta l'economia moderna che è basata su queste tecnologie esiste perché ci sono stati centinaia di miliardi di investimenti del governo americano e dello Stato americano in ricerca e nel resto. Ebbene, parlando di Apple, alla quale dedica un capitolo e mezzo la Mazzucato, che io avevo cercato tramite l'editore italiano che è la terza che conosco perché ha pubblicato 2 dei miei libri, ha detto Elio rinunciaci perché ha detto di lasciarli in pace perché sta girando il mondo, questo libro ha fatto talmente scalpore che gira il mondo. Una sera ho letto che ce l'ha anche Renzi e la Mazzucato in una trasmissione televisiva ha detto sì, lo so anch'io che ce l'ha, non me l'hanno detto, ma non l'ha letto e gli farebbe bene a Renzi di leggerlo. Sapete che a proposito della Apple, 9 dirigenti della Apple guadagnano quanto 95.000 dipendenti? Vengono i brividi, uno potrebbe obiettare. Ma è un'azienda privata, non è vero. Non ci sarebbe Apple senza i miliardi investiti in ricerca e sviluppo dal governo americano. Non solo, ma non paga le tasse, perché le paga in Irlanda, come Google, come Facebook e come Amazon. Non le pagano in America, perché voi sapete che il fisco americano è come tante aziende italiane che si sono trasferite in Lussemburgo
in Svizzera e in altri paradisi fiscali. Perché cito questa cosa? Perché negli ultimi 20 anni c'è stato un accumulo di ricchezze in poche mani ed un aumento delle diseguaglianze che è spaventoso, spaventoso. Detto questo, vorrei rapidamente dirvi alcune cose che mi stanno a cuore e che secondo me sono il cuore del problema di questo paese. Primo, perché ho visto che è nel titolo di questa sera, le banche. Noi abbiamo presentato, perché qui dobbiamo parlare anche dei cittadini qualche volta, non è che c'è una società civile meravigliosa che partecipa, eccetera, è una società politica di Puzzoni, non è così. Noi abbiamo i rappresentanti che ci meritiamo. Io sono stato candidato 3 volte nel sud, nella mia Calabria. Nel 94 non avevo valutato neanche le conseguenze, mi è andata bene, non sono stato eletto. C'era un mio cugino, il mio staff era fatto da mia moglie che stava a casa a rispondere alle telefonate e da mio cugino che mi portava in giro in macchina che era terrorizzato perché sono stato scortato dai carabinieri. A un certo momento hanno capito che rischiavo grosso perché avevo letto i rapporti della Guardia di Finanza e dei carabinieri su tutta la zona e facevo nomi e cognomi. Quindi mi è andata bene. E a mio cugino che si chiama Carmelo dicevo: Carmelo, non ti devi preoccupare finché non sono eletto. Infatti poi non sono stato eletto. Se sono eletto ti devi preoccupare, perché finché non ero eletto non gliene fregava molto. Ebbene, la mia Calabria mi ha massacrato, non ha scelto mica i migliori, anzi, e così è tutta l'Italia. A me è capitato in famiglia, perché è un vizio di famiglia, che a Pavia, mio fratello è altro poco, si chiama un'associazione Insieme per Pavia, a mio fratello gli hanno bruciato la macchina, al nostro amico la casa, e mio fratello ha fatto tutte le battaglie sulla mafia a Pavia, potentissima, l'Andrangheta, e il capo che c'è lì è stato condannato a 18 anni di galera, si chiama Pino Neri, e negli anni 80 per narcotraffico si era beccato altri 9 anni. In nessuna città d'Italia sono avvenuti degli arresti così importanti come a Pavia. Eppure quando io ho sollevato la questione in consiglio comunale nel 2006 mi volevano linciare. È successa l'ira di Dio. Quando mi alzavo stavano zitti e mi ascoltavano. Quella sera è successa l'ira di Dio. Poi nel 2010 ci sono stati i primi arresti del processo infinito della Boccassini, i più importanti sono stati a Pavia, ma nessuno ha chiesto scusa, assolutamente. E mio fratello ha fatto tutte queste battaglie, ha continuato a farle, e il capo, che è questo Pino Neri, lo ha, pensate, nella storia della mafia, credo che un precedente così non esiste, lo ha querelato per diffamazione, capito? Perché ha detto che era il capo della mafia lombarda, e c'è scritto reggente nelle, siccome il capo della mafia lombarda dell'Andrangheta si chiamava Novella e voleva rendersi autonomo dalla Calabria, l'hanno ammazzato subito. E quindi Pino Neri ha fatto il giro dei boss in Calabria in occasione di un matrimonio tra due figli di boss importanti e gli hanno dato le indicazioni, e poi ha fatto la famosa riunione dove nel centro Borsellino e Falcone di un paese del Milanese, perché l'Andrangheta non si espone in genere, non si espone, fa affari, non hanno più neanche bisogno di uccidere, corrompono e comprano. E dopo vi dirò quant'è il fatturato delle mafie italiane. Ma a proposito di banche, noi abbiamo presentato una petizione, l'ha scritta il professor Luciano Gallino, che ha scritto un libro bellissimo, un po' provocatorio, Banca e politica, colpo di Stato, un libro documentatissimo in cui Gallino parla delle banche. In questa petizione io l'abbiamo presentata in 3 lingue,
dopo le prime 3.000 firme non ha firmato più nessuno. Doveva raccogliere 1 milione di firme questa petizione. Noi proponiamo la riforma, l'ha scritta Gallino, io sono il secondo firmatario dopo Gallino. Noi proponiamo, anzi il professor Gallino insieme a noi, propone la riforma del sistema finanziario europeo e delle banche, che vanno riformate radicalmente, cominciando a dividere tra banche di deposito che fanno i prestiti a chi vuole investire e banche di investimento che fanno solo speculazione. Con i derivati creano denaro artificiosamente, centinaia di migliaia di euro, di milioni di euro di denaro, titoli su titoli, denaro dal denaro, incontrollabili. Pensate che quando è fallita la Lehman Brothers, che era americana, hanno impegnato 3 anni centinaia di analisti per capire com'era le condizioni di questo fallimento, perché aveva 2.500 società associate che aveva prodotto la Lehman Brothers. Quindi sono banche gigantesche che quando vanno male usano un modo pesante per rivolgersi ai loro governi e dice: ci dovete proteggere e ci dovete finanziare, perché noi siamo too big to fail, siamo troppo grandi per fallire, e se falliamo noi ci portiamo dietro tutto il paese, tutta l'economia, tutta la finanza e tutto il lavoro del paese. E infatti sono stati spesi trilioni, centinaia di trilioni di euro il paese che ha speso di più per salvare le sue banche è stata la Germania. Ma tutti i paesi hanno speso un sacco di soldi. E quindi noi proponiamo, con una serie di punti, al Parlamento europeo, proponevamo una riforma delle banche e dei mercati finanziari, soprattutto delle banche, quelle come si chiamano, opache, che non sono trasparenti e che non sono banche di fatto, ma si comportano come banche, che hanno 23 trilioni di euro di attivi in Europa, solo in Europa, un trilione sono 1.000 miliardi di euro, 23 trilioni di euro di attivi, ed è molto precisa questa petizione che abbiamo presentato sul sito cergi.org. L'hanno firmata in 1 milione, no? L'hanno firmata in 2.500, perché la politica qui uno si arrabbia, va in piazza, fa un po' di casino e poi crede di aver risolto il problema. Norberto Bobbio, che è stato il più grande filosofo della politica italiana, nell'ultimo secolo diceva: la democrazia è faticosa perché ha la domanda facile e la risposta difficile, al contrario dei regimi autoritari che hanno la domanda difficile, perché quando un regime autoritario dittatoriale non puoi chiedere, e la risposta facile, perché il dittatore o l'autorità può rispondere come vuole. Ed è così, e questa è la situazione del Parlamento italiano. La politica è una cosa seria. Io dico sempre che ho studiato tanto per fare il medico, mi sono laureato in 5 anni e mezzo con la lode, ho fatto 3 specialità, ho la libera docenza, il titolo di professore, poi sono capitato, mi hanno eletto sindaco di Pavia e sono impazzito, è cambiata la mia vita perché ho rinunciato alla professione. Ma per fare politica e soprattutto per fare l'amministratore pubblico ho studiato di più, perché non si può inventare, perché i soldi sono della collettività e bisogna avere rispetto, assolutamente. Mi sono letto in questi tempi, per scrivere un libro che dovevo scrivere 32 anni fa, 33, Camilla Cederna, ve la ricordate, grande giornalista. Un giorno ne parlai con lei, le raccontai una serie di episodi della mia vicenda di sindaco, ma detto: io lo devi scrivere. Dico: ma io non lo so se lo so scrivere un libro, non avevo scritto nessun libro. Ha detto: scrivi più che poi te lo correggo io. Poi non l'ho fatto, adesso però lo voglio fare. E mi sono letto tutti i verbali degli 8 anni circa di consiglio comunale e migliaia di lettere, migliaia, che il mio segretario, che aveva fatto la terza media
ed era già in comune, l'ho fatto venire lì ed era molto, molto preciso, mi ha raccolto me l'ha messa 73, 74, 70, migliaia di lettere. E ho guardato una cosa, ho guardato dopo quanto tempo rispondevo io, perché credo che non ci sia uno tra queste migliaia che non ha ricevuto risposta. Non rispondevo mai dopo 6 giorni, sempre all'interno dei 6 giorni, e la maggior parte poi li facevo venire in comune a parlarmi a voce. Io non so come fanno adesso o come facevo io, perché 2 volte alla settimana ricevevo, e avrò ricevuto in 2 anni 2000 persone. Tutte le settimane si faceva consiglio comunale, tutti i provvedimenti importanti venivano discussi in giugno in consiglio comunale, però prima di andare in consiglio comunale con i comitati di quartiere, nelle assemblee di quartiere, nei consigli di fabbrica, con i sindacati, con le associazioni dei commercianti e degli artigiani. Questa era una regola. Ho trovato anche tutti i calendari delle assemblee di quartiere, e per le cose importanti il consiglio comunale veniva fatto al teatro Fraschini, che è un bellissimo teatro del Settecento, dove ci stavano sedute 900 persone. Per il piano regolatore abbiamo fatto 3 sere che si è conclusa alle 4:20 del mattino della terza sera con la votazione. Adesso i quartieri non ci sono più, non incontrano nessuno. Adesso twitta. Twittano. Ho chiesto un incontro al sindaco di Pavia, il nuovo sindaco, mi sono presentato perché avevo scritto un articolo sul giornale locale, messo in evidenza, facevo il paragone tra Avignone, ero stato da poco in Provenza, e Pavia. Pavia usciva distrutta, eppure è più bella di Avignone Pavia, però usciva. Sono andato dal sindaco e ho detto: ho letto tutto, condivido tutto, e gli volevo dire: allora falle. Dice: mi hanno eletto, il mio partito mi ha presentato perché pensava che perdesse. A maggior ragione, dico, sei nella condizione ideale per fare, e gli ho anche dato qualche consiglio, niente, sparito. Però per ricevermi ci ha messo 15 giorni. Che cosa fanno? Non lo so, francamente non lo so. Io so che ci ho impegnato tutta la sera, ci ho impegnato tutta la mia giornata e la notte, perché in genere i consigli comunali si concludevano tra le 3 e le 4 del mattino, e in genere, e c'è l'orario nei verbali, dalle 2 alle 2 e mezzo mi chiedevano una sospensione dei lavori per discutere tra di loro, il gruppo DC che dicevo io, che mi facevo un'opposizione di tipo cileno, allora c'era stato il colpo di Stato in Cile. Le altre cose che vi volevo dire sono queste. È la crisi. Voi vedete che tutti i capi di governo dicono: ah, questo costa 1 miliardo, 2 miliardi, eccetera. Il problema di questo paese è l'evasione fiscale. E bisogna capire di che cosa stiamo parlando. Noi abbiamo. Io ho fatto la media di alcuni istituti di ricerca. L'Eurispes, che è un istituto di ricerca, dà l'economia sommersa, vale secondo Eurispes 549 miliardi di euro. Io ho fatto una media tra gli istituti di ricerca, il più basso è quello che dice, è il numero che fornisce l'Istat, e quindi siamo tra i 400 e i 400 miliardi di euro di economia sommersa, e quindi di evasione fiscale, lavoro nero, evasione fiscale, eccetera. L'economia criminale, su questo c'è una convergenza anche tra Eurispes e Banca d'Italia, vale 200 miliardi di euro. Il denaro sporco è 150 miliardi di euro all'anno da riciclare. Siamo a 250-300 miliardi di evasione fiscale, e questo dato non viene fornito. Seconda cosa, vogliamo stare alla grande evasione? Un mese fa leggo questa notizia, il nucleo della Guardia di Finanza del Ministero dell'Economia dice che
l'evasione da esportazione di capitali è uguale al 29% di tutta l'evasione. Mi sembrava enorme la cosa, mi sembrava enorme. Allora ho cercato il nucleo della Guardia di Finanza, mi hanno detto parli con l'ufficio stampa. Insomma, finalmente mi sono messo in contatto. E dice, mandi un'email e rispondiamo. Pensavo che non mi rispondessero perché avessero ordini di non farlo. Invece mi hanno risposto. Mi hanno detto, guardi che il dato è giusto quello che lei dice. E mi hanno indicato il documento in cui si trovava questa parte, che il documento è il rapporto sull'evasione fiscale del Ministro dell'Economia. Mentre questa parte riguarda l'attività della Guardia di Finanza, ripeto, il nucleo del Ministero dell'Economia. Ma scusate, ma i soldi all'estero li porta il piccolo imprenditore? Non mi pare. Li porta quello che ha un bar? Non mi pare. Li porta uno che ha il ristorante? Non mi pare. Sono cifre enormi che sono aumentate negli ultimi tempi. E dove vanno? Il primo paese dove vanno gli italiani che hanno queste cifre, tra le altre cose, di stilisti nostri che pagano le tasse in Italia, sono rimasti in quattro. Versace, Prada che è ritornato, Armani e un altro. Quattro sono in due. Dove vanno? Il primo paese dove va l'esportazione di capitali illecita è Lussemburgo. E che cosa fanno, compreso Renzi? Chi nominano presidente della Commissione Europea? L'ex premier del Lussemburgo, Juncker. 20 anni ha governato il Lussemburgo. E tu, Renzi, non ti poni il problema della credibilità di questa Commissione Europea? Tutti i giorni ci parla, daremo cosa all'Europa, la faremo filare, diventiamo leader, cioè, con Juncker, presidente della Commissione Europea, che per 20 anni ha governato e ha fatto del Lussemburgo il più ambito paradiso fiscale che c'è al mondo. Quanti soldi italiani ci sono nel Lussemburgo? Seconda, la Svizzera. Da quanti anni i capi di governo che si sono succeduti parlano? Si dice che in Svizzera ci sono tra 200 e 400 miliardi italiani imboscati. Bene, continuano a parlarne. L'America, la Germania, l'Inghilterra, la Francia hanno fatto l'accordo con la Svizzera. Obama ha voluto addirittura il numero dei conti degli americani che avevano esportato i soldi in Svizzera. Noi siamo ancora qui a fare a blaterare. C'è qualcuno che parla di queste cose? Economia sommersa, economia criminale, evasione fiscale, riciclaggio. Sono anni e anni che l'Europa ci chiede di fare, di modificare la legge sul riciclaggio, perché è impossibile con l'attuale legislazione italiana combattere il riciclaggio. Di fronte a 200 miliardi di PIL di economia criminale non si scherza, perché mentre 200 miliardi di PIL di attività imprenditoriale normale ti possono dare dal 10 al 15%, il profitto può essere dell'ordine del 10-15%, chi fa il 20% è già altissimo, lì no, lì su 150-200 miliardi tirano fuori 100 miliardi come niente fosse e si possono comprare quello che vogliono. E dove comprano? In Calabria? No, in Calabria tutto quello che si dovevano comprare l'hanno già comprato, e così in Campania. Io sono stato a presentare il mio libro Mafia Pulita a Gioia Tauro e poi mi hanno ospitato a dormire in un paese lì vicino, un bellissimo albergo. La mattina non vedevo nessuno, sono andato sono passato perché non dovevo pagare niente, dovevo ritirare il documento. Ho detto, scusi, ma quanti siamo nell'albergo? No, dice, lei è solo. Non era stato costruito per fare attività economica, era stato costruito per riciclare denaro. E nella strada 3 chilometri tra Gioia Tauro e Dovero, che adesso c'è un'amnesia, c'erano 3 centri commerciali, mega centri commerciali.
In Calabria tutto quello che devono comprare, io lo dico anche in Calabria, se le statistiche fossero vere, tutti i miei compaesani dovrebbero morire di fame, perché il reddito ufficiale è bassissimo. E c'è gente che ha una macchina, ce n'ha due, vanno in pizzeria, alcuni hanno abiti firmati, hanno tre cellulari, eccetera. Quindi vuol dire che questa massa enorme di denaro che viene reinvestita in economia legale si spalma, non va solo nelle tasche di due o tre persone o quattro persone, ma adesso si è trasferita tutto al nord. Io vivo in Lombardia, c'è una presenza, ma non da adesso, solo che non se ne poteva parlare e si faceva la demagogia degli arresti, come se gliene fregasse qualcosa ai boss mafiosi di andare in galera. Lo mettono in conto, devono andarci, perché se no gli altri si insospettiscono, se non ci vanno mai, di passare almeno mezza vita in galera è scontato per loro. Il problema non è quello, la mafia si combatte in un solo modo, portandogli via i beni, i soldi e i titoli, solo così. Sapete quando abbiamo confiscato? Intanto c'è una relazione che Grasso, che adesso è presidente del Senato, quando era procuratore nazionale antimafia, ha depositato alla commissione antimafia del Parlamento. E dice, c'è scritto in questa relazione, che noi abbiamo sequestrato sul 10% dei beni delle mafie italiane e abbiamo confiscato il 5%. Però ne abbiamo destinato, di questo 5%, il 90% non è neanche destinato. E abbiamo fatto un'agenzia che si chiama Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni, che non funziona. E perché non funziona? Perché è fatta di ex riciclati della politica. Non funziona per niente. Io qui non ho il tempo. Mi sono portato una relazione che l'attuale commissione antimafia, presieduta da Rosi Bindi, meritoriamente ha mandato al Parlamento, in cui fa un esame puntuale e precisa di tutta la legislazione antimafia italiana sul sequestro e la confisca dei beni. E non può funzionare, ma non funziona da 20 anni, altrimenti con tutto quello che abbiamo fatto in questo paese, dura dalla fine della guerra la lotta alla mafia. Hanno ammazzato i migliori magistrati, i dirigenti delle forze dell'ordine. Lo Stato ci ha impegnato decine e decine di miliardi. Come mai non riusciamo neanche a confiscare i beni? Ci sarà una ragione. Grasso in quella relazione elenca 20 leggi diverse sulla base delle quali si possono confiscare i beni. Dalla pedofilia a tutto il resto. È così. Infatti questa relazione della Commissione antimafia attuale, presieduta da Rosi Bindi, mette in evidenza e spiega che cosa bisogna fare. Dice che l'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni non funziona, che negli ultimi anni la confisca dei beni è diminuita, sono diminuiti gli atti giudiziari e anche la confisca dei beni. Nel 2010 c'era una stima sul valore dei beni delle mafie italiane, si parlava di 1.000 miliardi di euro. Quest'anno l'Eurostat, quindi l'Europa, ha invitato i Paesi membri, anzi ha ordinato ai Paesi membri di includere nel PIL anche il traffico di droga, il racket della prostituzione e il contrabbando di tabacco. Quindi fra poco, se il PIL cresce, dovremmo ringraziare la mafia. Bene, il PIL nostro avrebbe dovuto andare alle stelle, è aumentato solo di 15 miliardi. Vuol dire che la droga, che siamo il secondo paese come consumatori di droga, la droga non viene sequestrata e confiscata. 15 miliardi. Rispetto a 200 miliardi di economia criminale, che vale 200 miliardi di PIL, che cosa sono 15 miliardi? E meno male che è così, perché se
dovessero sequestrarne il 60-70%. Pensate che solo l''Ndrangheta scriveva a Grasso importa 600 tonnellate di cocaina all'anno. Quest'estate al porto di Gioia Tauro, che è in mano all''Ndrangheta, hanno sequestrato 3 tonnellate di cocaina, 3 tonnellate, no? 3 kg, e hanno valutato che valevano 800 milioni di euro. Fatevi i conti, fatevi i conti. E noi di che cosa parliamo? Facciamo della retorica. L'antimafia è diventata partecipare ai funerali, intitolare le vie a Falcone e Borsellino, cose doverose, ma se gli lasciamo in mano i beni, i soldi, e una parte consistente, almeno il 30% di questi soldi, sono investiti in economia legale, ma non in Calabria, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia. Pensate che qui c'ho una, vediamo se lo trovo e poi mi avvio alla conclusione. Ecco, l'uomo inadatto, dice l'Espresso, ex premier del Lussemburgo, giustamente. Ma in Parlamento italiano nessuno ha detto che è inadatto e si deve dimettere. Sono questa cosa che vi volevo far leggere, eccola qui, l'ho trovata, è un numero. Nel 2010 ero andato a presentare il mio libro a Modena, sono venuti dei ragazzi, dovevo andare nel liceo scientifico la sera prima in albergo, e mi hanno consegnato la prima pagina della Gazzetta di Modena, in cui c'era un articolo, anzi un'intervista al procuratore della Repubblica di Modena, che dice a un certo momento, ve lo leggo, due righe: se per magia avessi il potere di sradicare il crimine dalla città, mi caccereste perché vi avrei rovinato. Appena l'ho letto mi si è gelato il sangue, ho detto ma questo qui è normale. Poi ho preso informazione, come faccio sempre nella mia vita, cerco di verificare, ed è uno preparatissimo e una persona seria. Il che vuol dire che una parte consistente della ricchezza, della ricchissima Modena, è fatta da economia illegale e criminale. Questo diceva. E vi leggo un'altra cosa che ancora è del 2000, questo, non del 2010. Titolo del Corriere della Sera, 2000. La moglie del boss va allo sportello e ottiene 5 miliardi. La moglie del boss era Caterina Briganti in Musolino, il boss era il marito, neanche uno dei più importanti, il quale, sapendo che avrebbero dovuto arrestarlo e quindi una volta arrestato non potevano ritirare i soldi, ha mandato la moglie poco tempo prima che l'arrestassero, la quale, come noi andiamo a prenderci 200 euro nello sportello della nostra banca, lei è andata a ritirare 5 miliardi di lire, che guarda caso nel paesino di Santo Stefano d'Aspromonte l'avevano pronti 5 miliardi, perché quanto ci voleva, se no, a procurarsi 5 miliardi a Santo Stefano d'Aspromonte, 5 anni ci voleva, invece l'avevano pronto. La Brigante Caterina è andata, non so se aveva la borsa, 3 borse, 25 borse, fatto sta che ha avuto 5, siamo nel 2000, questa è l''Ndrangheta, questa è la potenza dell''Ndrangheta. E infine l'ultima cosa che vi voglio dire è questa, a proposito dell'evasione fiscale normale. Il governo Letta ha risposto a due question time di due deputati, uno è il presidente della commissione finanze, come si chiama, Capezzone, e un altro era uno del PD, e per la prima volta è venuto fuori un dato: dal 2000 al 2012 lo Stato ha emesso ruoli per 807 miliardi di euro di evasione fiscale da incassare. Quando emetti i ruoli vuol dire che sono evasione accertata.
Il titolo di Sole 24 Ore era: lo Stato riesce ad incassare solo 9 euro su 100. 9 euro, però è andata ancora bene, perché la responsabile dell'Agenzia delle Entrate pare che abbia detto, ma anche i ministri, che tutti i contenziosi si risolvono, lo Stato non va oltre il 4-5%. Ma scusate, se il ministro dell'economia della Svezia, dell'America, della Francia, dell'Inghilterra e della Germania si presentano in Parlamento e dicono che su 807 miliardi hanno incassato solo 69 miliardi di euro e che quasi sicuramente non incasseranno più, che cosa succede? Un minuto dopo si devono dimettere. Qui non succede niente. In Parlamento ne hanno discusso? No, non ne discute nessuno. Nessuno. Sembrano cose che non interessano. È una cosa al di là del bene e del male. Io capisco che ci sono piccoli imprenditori, imprenditori di servizi che sono veramente in difficoltà, ma qui stiamo parlando di evasioni gigantesche. E dove li prendono i soldi? Se no, io non ho capito dove possono prendere i soldi. Vogliono recuperare almeno 50 miliardi all'anno, e io sono anche d'accordo che si possano diminuire le tasse o si debbono diminuire, ma tutti quelli che lo chiedono se lo tolgano dalla testa. Se non le pagano tutti, soprattutto chi esporta diecine e diecine o centinaia di milioni e li porta all'estero, non si diminuiranno mai le tasse, perché bisogna chiudere tutti i servizi, tutti, dalla sanità che già è ridotta male, alla scuola e tutto il resto, e neanche le pensioni si riesce a dare più. Allora anche i piccoli, secondo me, fanno una cosa intelligente se fanno una battaglia dicendo: cominciamo a portare a casa i soldi esportati illecitamente all'estero. Hanno fatto gli altri paesi degli accordi, facciamolo anche noi. Facciamolo anche noi. Facciamoglieli portare e li tassiamo. Normalmente, non col 2% come è avvenuto con Tremonti quando ha fatto rimpatriare con due provvedimenti il 2,5% la prima volta e il 5% la seconda volta, perché queste sono prese per il sedere. Quindi, per concludere, è impossibile governare seriamente un paese come questo, e un paese è avere una classe dirigente complessivamente, perché la classe dirigente non è solo la politica. Sono gli imprenditori, sono i professori universitari, sono gli altri professionisti, eccetera. Questa è classe dirigente all'altezza del compito, e far funzionare questo paese nel quale non funziona più nulla, nulla. Se questo paese continua ad essere il più illegale, il più criminale e il più corrotto d'Europa, e tra i più corrotti del mondo, non è possibile. Se non si ristabiliscono livelli accettabili di legalità a tutti i livelli, non c'è niente da fare, e le sanzioni devono essere pesanti quando è accertato, e non può durare un processo 15 anni, perché quella è giustizia negata. Pensate che io ho, l'onorevole Berlusconi mi ha fatto una serie di cause civili, perché se fossero state penali sarebbe stata una gioia, c'è l'udienza in tribunale e ti diverti anche, cause civili per i miei libri. Per l'odore dei soldi siamo al 13° anno e siamo ancora in corte d'appello, è lui che me ne fa. Adesso ho saputo dall'avvocato di Roma che assiste me e Travaglio che hanno ricorso in Cassazione per un processo
non ci ha querelato solo, non ci ha fatto causa solo Berlusconi e Confalonieri, ma anche la Fininvest, che non c'entrava un cavo, la Mediaset, tutto. Berlusconi a me chiede 10 milioni di euro, io non riesco ad incontrarlo, non gli voglio chiedere un incontro perché gli vorrei dire presidente, lui si ferma, se lo fermo sicuramente, dico presidente, l'hanno chiamato magnaccia, l'hanno insultato, io no, io le ho fatto un'opposizione seria nel merito, pesante ma seria, ma perché l'ha fatta solo a me tutte queste cause qui? Ne aveva tanti personaggi che l'hanno insultata, le quali poteva farlo. Siamo al 13° anno e siamo ancora in corte d'appello. Spero che non arrivi il verdetto della Cassazione dopo che sono morto, perché allora se la dovranno vedere i miei figli e mia moglie, spero che mi sopravviva. Quindi questa è la situazione, una giustizia così è giustizia negata. E siccome stiamo parlando di economia, una delle ragioni, le ragioni per cui gli imprenditori di altri paesi seri che rischiano il loro denaro non vengono qui, è per la lunghezza del processo civile che interferisce negli affari, per la illegalità diffusa, per la corruzione penetrante e per la criminalità organizzata. Non ci verranno mai imprenditori seri. Al massimo si comprano le aziende italiane e le dirigono dai loro paesi, e negli ultimi tempi si sono comprati 440 aziende italiane, fiori all'occhiello, si stanno comprando tutto il paese, perché poi è passata questo messaggio che lo Stato non ci deve mettere più il becco nell'economia, mentre qui la Marianna Mazzuccato spiega che dove lo Stato, che è un investitore paziente, mentre i privati, che per fare internet avrebbero dovuto investire miliardi anche loro, sono impazienti, nel senso che vogliono il ritorno subito, e si può anche capire, solo un investitore paziente che aspetta degli anni può fare queste cose, ma in questa situazione non è assolutamente possibile. Chiudo con un aneddoto di un Rigo che raccontava sempre John Fitzgerald Kennedy, che è questo: un generale francese un giorno chiamò il suo giardiniere e gli disse che aveva un albero, glielo fece vedere, dice piantalo nel giardino. Il giardiniere l'ha guardato e ha detto: generale, ma questo qui, dice, ci vogliono tantissimi anni per crescere. E allora il generale dice: allora non c'è tempo da perdere, piantalo nel pomeriggio. Ecco, noi non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo cominciare da domani mattina, secondo me.